Si avvisa la cittadinanza che in questi giorni la società Locride Ambiente SpA non è in grado di garantire il servizio di raccolta dei rifiuti per problematiche aziendali. Sin da subito si è provveduto pertanto a diffidare la società e nelle more si sta procedendo a garantire il servizio come da calendario che sarà affidato temporaneamente ad un'altra società. È il testo questo di un comunicato stampa diramato dall'amministrazione comunale di Siderno, guidata dal sindaco Maria Teresa Fregomeni, nella giornata di ieri all'ora di pranzo, col quale ci si scusa per il disagio e si invitano comunque i cittadini a continuare a differenziare i rifiuti. Da quanto siamo riusciti ad apprendere, dietro la prudente dicitura problematiche aziendali della nota del comune, si celerebbe la mancata copertura assicurativa di parecchi mezzi di Locride Ambiente che ha impedito una raccolta uniforme su tutto il territorio comunale. Da alcuni giorni, infatti, il ritiro dei rifiuti differenziati è svolto regolarmente in alcune strade cittadine di Siderno, mentre nelle altre i mastelli restano pieni. Di conseguenza, il Comune di Siderno ha provveduto ad affidare in via d'urgenza, come previsto dal capitolato d'appalto, il servizio a un'altra azienda da oggi e fino a lunedì, in attesa di verificare, al termine di questi primi 3 giorni di affidamento temporaneo, il superamento delle problematiche aziendali di Locride Ambiente. Stasera, dunque, si ritira regolarmente l'organico, domani l'indifferenziato e lunedì di nuovo l'organico. Un inconveniente che arriva a poco più di un mese dalla scadenza dell'appalto prevista per il 31 dicembre di Locride Ambiente col Comune di Siderno, che già ai primi di ottobre con l'ex responsabile del settore lavori pubblici Pietro Fazzari aveva già emesso un nuovo bando per l'affidamento dei servizi di ritiro e smaltimento rifiuti e spazzamento strade per i prossimi 3 anni.